Radio Radicale, siamo con la deputata di Forza Italia, Benedetta Fiorini, emiliana, per parlare dello scandalo degli affidamenti illegali, che diciamo, ha travolto molte realtà in Emilia. Scandalo che nel giro di poche settimane si è allargato. Oggi qui a Montecitorio c'è un presidio, che vuole sollevare ancora una volta il caso. Allora, a che punto è la vicenda giudiziaria? Soprattutto, pensa che ci sarà una commissione d'inchiesta parlamentare su questo? Beh, io sono qua oggi in piazza accanto a queste mamme per sensibilizzare l'opinione pubblica e sensibilizzare anche i miei colleghi di partiti differenti, perché è giunto il momento di istituire la commissione d'inchiesta e soprattutto anche di incardinare poi nelle commissioni permanenti quella che è stata presentata l'altro giorno, una proposta, una DDL del Ronzulli, perché riguarda naturalmente questo tema che è. Ne abbiamo sentito parlare dal Forteto, ne sentiamo parlare dal caso Valdenza, è un tema, una piaga della nostra società che non deve avere colori politici, non si può lucrare sulla vita dei bambini. Il bambino è un bene, è il bene più importante che abbiamo nella nostra società e questo business deve essere fermato. Quindi, questa DDL vuole cercare di porre fine e di porre anche un po' di controllo in quello che è un mondo che oggi non ha un registro di quello che sono le case famiglie, un registro dei bambini in affido e vuole cercare di porre un punto su questo tema. Quindi, oltre a individuare le cause, va cambiata anche la normativa e vanno in qualche modo rafforzati i controlli. Beh, oggi questi controlli non ci sono, va cambiata questa normativa, però questo tema, ribadisco, che deve essere condiviso e deve essere trasversale, è un tema urgente, ok? Perché si stanno rovinando le vite di bambine e di famiglie. I servizi sociali non possono avere questo potere e non voglio generalizzare perché ci sono anche professionisti molto bravi, ma chi ha sbagliato deve pagare e deve andare in galera. Mi ha sorpreso che alla manifestazione di oggi qui davanti a Montecitorio ci siano soltanto donne, come se la questione riguardasse soltanto le donne, le madri. In realtà no, riguarda anche tanti padri. Io in queste settimane ho ricevuto tantissime segnalazioni da persone che stanno soffrendo in silenzio e hanno anche paura di parlare, perché comunque in ballo ci sono i propri bambini e quindi molte volte non hanno il coraggio di venire fuori e di chiedere aiuto. Io sono qua oggi per dare la mia disponibilità ad incontrare, a studiare, a cercare di porre fine a questo sistema corrotto che sta creando dei veri e propri mostri. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio la deputata di Forza Italia Benedetta Fiorini che abbiamo incontrato qui all'iniziativa sugli affidamenti illegali. Grazie.